Buonasera a tutti. Il tempo della regione alpina è stato determinato da una vasta zona di alta pressione che nella giornata di oggi si è estesa dalla Spagna fino all'Europa orientale. Le condizioni ancora piuttosto miti in montagna e le lunghe notti serene hanno mantenuto inversioni termiche piuttosto pronunciate che hanno a loro volta favorito la formazione di nebbia sulle pianure. La carta sinottica evidenzia la presenza di una perturbazione atlantica che si avvicinerà ulteriormente nella giornata di domani alle isole britanniche. Il relativo fronte freddo dovrebbe raggiungere e sfiorare il nostro paese nella notte su mercoledì. Ma andiamo con ordine, vediamo prima insieme la situazione in Europa, dove per domani è prevista una giornata nuvolosa ovunque, ad eccezione delle zone situate più a sud e con rovesci a tratti anche intensi al nord, dove nonostante la copertura dei cieli le temperature sono in leggero aumento rispetto a ieri con 12-13 gradi di massima previsti. Temperature invece stabili al centro e ancora massime attorno ai 16 gradi in Portogallo. Situazione decisamente diversa invece al nord del nostro paese, in cui domani sarà un inizio di settimana all'insegna del sole, malgrado la presenza di banchi di nebbia mattutini che però si dissolveranno presto lasciando spazio a cieli sereni con la possibilità di qualche raro addensamento passeggero. Anche al sud delle Alpi domani sarà una giornata davvero ben soleggiata e molto simile a quella odierna, con la presenza solo al mattino e specie nel Mendrisiotto di nebbia passeggera che raggiungerà le basse quote. Ed ora diamo insieme uno sguardo alle temperature massime che al nord spazieranno tra i 3 gradi previsti sulla San Gottardo, i 9 gradi del Vallese e gli 11 gradi previsti ad esempio a Basilea. Le minime in calo nella notte scenderanno fino a toccare i meno 10 gradi nel Canton Grigioni. Al sud si raggiungeranno i 5-7 gradi in Engadina e gli 11 gradi a Biasca. Sempre in Engadina le minime scenderanno fino a meno 10 gradi. I venti soffieranno deboli su entrambi i versanti alpini e da deboli a moderati sulle Alpi. Al nord, a 2000 metri di altitudine, si registreranno 2 gradi. L'evoluzione per i prossimi giorni è di un martedì ancora soleggiato con la presenza di nebbie mattutine in pianura e di un mercoledì all'insegna della variabilità con rovesci alternati a belle schiarite. Da giovedì poi ritorno a tempo asciutto e soleggiato. 5-7 gradi attesi. Al sud martedì passaggi nuvolosi passeggeri che saranno in aumento nella giornata di mercoledì per poi dissolversi nuovamente giovedì. 13 gradi attesi mercoledì. La tendenza per i giorni a seguire è di un aumento della nuvolosità da venerdì a domenica al nord e di tempo soleggiato al sud con nuvole passeggere specie al mattino. Vi ricordo che è tuttora in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto in tutta la Svizzera italiana. Per questa ultima edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon inizio di settimana. Arrivederci.